lo que quise hacer, no mezclar la canela con la nocciola, que no me... Che non te l'avevo preguntato. Allora, spieghiamo un po' i piatti come li ha interpretati lui. Lui qui, in questo piatto qui, voi avete i brutti ma buoni, a estratti, con un gelato di cioccolato in arancia e arance, con le meringhe attorno. Le meringhe sono state aromatizzate col caffè, e poi ha fatto una provinatura di caramello da accompagnare, e non ha voluto servire insieme con la canela perché non gli piaceva molto come era il contrasto fra nocciole e canela. Quindi se voi avete questa sfera qui, se riuscite a romperla, dentro trovate la sorpresa. L'uovo di Pasqua. Ecco, ah bene, questa è la sorpresa. Ed è prima da assaggiare questo o questo? Primero il... Questo. L'originale. Bene, qui vedo che c'è una mano di un buon tuo maestro, professore, docente. Credo che ci sia la mano di un buon pasticcere. Hai influenzato molto nella tua scelta. Allora, con la preparazione di cioccolate mi credo, grazie a Alessandro, di innovare con un'idea mia. Lui ci ha messo molta ispirazione alla sua pasticceria qua, soprattutto con la lavorazione del cioccolato, e poi ha voluto anche delle sue interpretazioni artistiche del piano. Il giorno che non avrai più Alessandro ai fianchi, ti mostrerai lo stesso. Non tenga miedo, è solo quello. Quale parte dell'Argentina? Patagonia, Bariloche. Ah, Patagonia. Fudo? Sì. Secondo me è il tuo nome italiano? Sì. No? Sì, italiano. Però mio bisabuelo era italiano. Quale regione? Piemonte? Sì, Torino. I tuoi erano di Torino. Asti. No? Rosso, Asti o Torino. Piemonte comunque. Sì. Bravo. Bravo. Una bella interpretazione. Bella anche la presentazione. Una bella presentazione. Molto buona. Il cotto. Piacevole. Un peccato che uno non aveva fatto. Andriano può finirlo, Andriano.